Degradato e ammutinato, esplode nell'Inter il caso Icardi. La società gli toglie la fascia e l'attaccante non va in trasferta. La peggiore punizione possibile per il più grave dei comportamenti. Delegittimare ed imbarazzare i propri compagni. Icardi non è più il capitano dell'Inter. La società lo ha degradato togliendogli la fascia che con fierezza sfoggiava da agosto del 2015. Già da stasera sul campo del Rapid Vienna in Europa League, il vessillo vestirà il braccio del portiere e compagno di squadra Samir Handanovic. Una decisione dura ma giusta e non rinviabile. Il bomber argentino paga con una illuminazione personale le esternazioni sguaiate al vetriolo della moglie e agente del giocatore Vandanara. La signora Icardi negli ultimi mesi si è scatenata con attacchi lanciati via social e dal programma Tiki Taka di cui è ospite fissa. Il rinnovo del contratto e l'aumento mai arrivati sono stati il pretesto per prendersela con tutti, attaccando la società, poi l'allenatore e i compagni. Lo strappo non è ricucibile tra lo spogliatoio e l'ex capitano. Icardi non era riconosciuto un leader, non si comportava come tale, non ha mai avuto la statura del passato come Facchetti, Picchi, Mazzola, Bergomi e infine Zanetti, per citarne alcuni. Soprattutto non ha avuto il coraggio di parlare apertamente allo spogliatoio e prendere le distanze dalle uscite fuori luogo della moglie, che ha attaccato praticamente via via tutti. Ieri è stato un mezzogiorno di fuoco da Piano Gentile. Il bomber è stato spogliato della fascia da capitano dal direttore generale Marotta dopo l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per Vienna, dove stasera, in un clima surreale, i nerazzurri giocano l'andata dei sedicesimi di finale contro il Rapid. Icardi non ci sarà, non convocato. Probabile che il giocatore sarà esonerato anche per la prossima partita in campionato contro la Samp, in attesa di decisioni che porteranno quasi certamente alla separazione alla fine di questa stagione.